Mister Milazzo, la Trinacria SD femminile è già al suo prossimo secondo incontro. Il primo com'è andato? Ma il primo è andato bene, abbiamo vinto. Devo dire che sono soddisfatto delle ragazze, anche perché ci sono ragazze che hanno già avuto esperienza nel passato a livello agonistico. Insomma, abbiamo allestito questa squadra secondo un progetto che abbiamo fatto io e Giovanni, perché vogliamo... Giovanni Castelli, sì. Vogliamo fare la scuola calcio femminile, anche perché nei prossimi anni tutte le squadre professionistiche dovranno attrezzarsi anche con una squadra femminile. E siccome Porto Empedocle è stata da sempre un bacino molto importante sia nel calcio femminile, nel calcio maschile, che e spero che lo diventi anche nel calcio femminile. Il prossimo incontro contro chi lo giocate e cosa allora, ci aspetta? Giochiamo contro una squadra di Ribera che annovera però moltissimi giocatori di Sciacca, giocatrici di Sciacca, e a Sciacca fanno il calcio a 11. Mentre noi abbiamo solo ed esclusivamente giocatrici tesserate con la Trinacria, loro invece si avvalgono di queste giocatrici con nulla osta da parte della società di appartenenza. È una buona, anzi una buonissima squadra. Speriamo che domani le ragazze possano in un certo senso regalarci quantomeno un risultato positivo. E cosa ti aspetti da questo campionato? Ma guarda, da questo campionato innanzitutto mi aspetto che le ragazze si divertano e che nello stesso tempo facciano squadra e gruppo. Poi vedremo di essere più esigenti in futuro, ma per ora a me interessa principalmente che le ragazze creino gruppo, che naturalmente onorino i colori di Porto Empedocle e ovviamente quelli della società che rappresentano.